Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. È già partita l'opera di demonizzazione di Robert Fico, vincitore delle elezioni in Slovacchia, il quale, come è stato ampiamente segnalato, è su posizioni del tutto disallineate rispetto al nuovo ordine global capitalistico imperialistico. Fico si è detto del tutto contrario all'invio di armi in Ucraina e ora che è al governo intende sopprimere l'invio di armi all'Ucraina. Addirittura viene presentato come filo putiniano, sui quotidiani viene demonizzato come un nemico delle benedizioni col Santissimo Siero, come un populista, come un pericolo vivente. Ricordiamo per inciso che Fico arriva dalla sinistra marxista e comunista e in qualche modo rimane fedele alle sue posizioni. È uno dei non tantissimi, diciamo, rimasti coerenti e per questo già merita un plauso, naturalmente. Ora è partita la campagna di demonizzazione a tambur battente. Voglio a questo riguardo fare riferimento immancabile, direi, al rotocalco turbomondialista La Repubblica, voce del padronato cosmopolitico, che anche in questo caso si distingue per il suo zelante atlantismo e la sua solerte difesa dell'ordine dominante, liberista e atlantista. Addirittura su Repubblica si dice che azzanna gli avversari. Potete leggere voi stessi l'articolo, mi pare firmato Tonia Mastrobuono, ma potrei sbagliare, nel caso chiedo venia. In ogni caso, l'articolo di Repubblica dice testualmente che Robert Fico azzanna gli avversari. Insomma, viene presentato come una belva umana, come un essere aggressivo, come una bestia di fatto, che non dialoga ma direttamente azzanna i suoi avversari. Credo che ogni commento ulteriore sia davvero superfluo e notizie come queste ci dicono il livello dell'informazione del nostro paese, ma forse si potrebbe estendere il discorso anche all'Europa tutta.